Prendiamo il P-Switch e andiamo. A posto. Salve Toasters, bentornati su Super Mario Maker 2. Oggi, in quanti minuti rage quitterò? Io suppongo 5, però ci proviamo. Dovete sapere, non so se ve l'ho già detto, che è tipo la... settima volta che tento di registrare sto video nel giro di mesi, perché ho provato a registrare la sfida infinita in super difficile, ma non è andata molto bene. Claustrofobia, iniziamo alla grande. Sfida infinita in super difficile, unica regola, non saltare livelli. Poi per il resto possiamo fare tutte le cavolate che vogliamo, possiamo fare schifo, quello ci viene molto naturale. E niente, poi c'è anche una cosa che fanno in molti. Non che spero di arrivarci, comunque si chiama Hail Mary, sostanzialmente, che arrivati a una vita c'è la possibilità di saltare l'ultimo livello, il livello in cui si è arrivati con una vita, per tentare di fare il successivo. Ora, come diamine si fa sta roba? Ok, salto e subito schianto. Oppure anche così forse può funzionare. No, allora ci sono veramente. Un'idea, bisogna direzionarsi dalla parte opposta rispetto alla parete più vicina. Lo so, sono un genio, non c'è bisogno che me lo dite. Sono un genio, stavo per entrare senza fungo. Cioè che ho poche speranze col fungo. Pensa senza. Ma come diamine? Come diamine si fa sta roba? Ok, è poco, però è qualcosa. Il problema è che cambiare la direzione velocemente non è semplicissimo. Sto distruggendo l'analogico. Forse è meglio usare il D-pad, perché insomma l'analogico ci tengo un pochino, eh. Controller di 70 euro, mannaggia Nintendo. Allora. È difficile cambiare la direzione velocemente. Mannaggia. Oh, ho mantenuto il fungo per più di mezzo secondo. Però sono morto come un cretino. We got this. No, no, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ah, diamine, diamine. Devo riprendere il ritmo. Ho perso il ritmo. Il fatto è che, cioè, ho capito quello che devo fare, ma non lo voglio fare. Non riesco a farlo. Mannaggia. Ah. Oh no, oh no. Ultimo tentativo. Voglio dire, non che ci sia molta speranza, però... Boh, proviamo. Proviamo, cerchiamo di mantenere il fungo per più di... Ecco, è qualcosa, è qualcosa. Ok, Dani, taglia, taglia, Dani Editor, taglia. Salve Toasters, bentornati su Super Mario Maker 2. Oggi, cosa? Che dite? Fai schifo? Perché? Non abbiamo neanche iniziato. Forza, facciamo il primo livello di oggi. Missione impossibile. Impossibile. Spagnolo, mexicano, whatever, non lo so. Ok. Sento che c'è qualche blocco nascosto qua. No. Va bene, scusa per la non fiducia. Ok, ho fatto bene a non fidarmi, forse. Ho fatto molto bene a non fidarmi. A posto, a posto. Non so cosa c'era prima, ma non ci interessa. Oh no. Non mi puoi fare questo, non mi puoi far scegliere il tubo. Cioè, io già ho poche speranze di superare il primo livello. Terzo, è sempre il terzo, è sempre il terzo, ed era il terzo. Che infame. Che infame. Oh, nice, nice. Non voglio neanche vedere cosa c'era là. Andiamo. Non andiamo avanti, dobbiamo battere Bowser. Fantastico. Dimmi che c'è una stella, please. No.
Che palle. Dobbiamo riempirlo di palle di fuoco. Vabbè, ci vediamo fra 10 minuti. No Bowser, cattivo Bowser. Cattivissimo Bowser. Ok. Wow. Che contrasto con il livello di prima. No, non c'era nessun livello prima. Eccoci qua. 30 vite, primo tentativo. Forza. Vabbè. Allora. Non voglio essere troppo cattivo. Andiamo avanti. Facciamo finta che non dovevo scegliere il tubo. Facciamo... Oggi voglio essere clemente. Che cacchio succede al mio schermo? Sono impazzito? Forse sono impazzito, va bene. Troll, oh no. Credo di aver fatto la cosa giusta. Voglio sperare di aver... Ok. Ok. E vai. Un ottimo secondo livello abbiamo, signore. Va bene. Oddio. Allora, calma, prima che mi esploda il mondo. Premo il blocco, non lo premo. Io dico di non premerlo. Ho fatto bene barra male, non lo so. C'è una one way là, eh. Attenzione, non possiamo tornare indietro poi. Quindi, ok, io direi di fare così. Statemi a sentire. Perfetto, credo di aver fatto la cosa giusta, perché... Sì, là andavo incontro alla mia morte, letteralmente. Ci serve una chiave però, e dove la troviamo sta chiave? Non è che la chiave era là? La chiave ce l'aveva lui! Vabbè. Andiamo a morire. Yeah. Ok, ecco la chiave. Perfetto, ci siamo, signori. Non mi serve niente di là. Andiamo avanti. Checkpoint. Forse è troppo presto perché... What? Ok, è caduto. Credo. Possiamo andare avanti. Che infame. È qua. E qua io direi andiamo tutto a sinistra e poi saltiamo. Perfetto. Era giusto. E qua. Non ci sono tuombe qua sopra. Oddio, ho colpito l'amico. Va bene, non penso che cambi. Possiamo premere lo switch. E c'era il checkpoint. Nice, l'abbiamo pure preso. Cacchio, sì, rischiavamo di andare avanti senza checkpoint. Potevo piangere, possibilmente. Che famo qua? Oddio, ho sbagliato. Mi serviva l'amico? Non lo sapremo mai. Non penso mi servisse. Perfetto. Ah! Su Super Mario Maker 2, a differenza dell'1... What? A differenza dell'1 si può fare questo. Nell'1 si moriva, se non lo sapevate. Ok, ottimo. Non molto ottimo, però ok. Non c'è niente qua. Forse c'era il torcibruco troll di prima. E questi? Non lo voglio sapere. Fermi tutti. Chi ha la chiave? Ce l'ha lui. Per forza ce la deve... Cioè, non lui, però quello dietro. Oddio, che faccio? Come faccio a colpire quel... Quell'infame? Oddio. Credo che... Vabbè. A posto, andiamo avanti. Proprio tutto come previsto. Ora, dietro due di questi ci sarà
un troll. O ci sono delle spike o qualcosa, o magari un power up che mi serve. Oddio, qua sopra là c'è un tubo che ci riporterà qua, fantastico. Bene, bene, meglio così. Ah, fermi tutti. Prendiamo il P-Switch e andiamo, a posto. Guarda, ti avrei... sarei venuto fino in Giappone a lapidarti se il timer non fosse stato basso. Perché ora, bene o male, 2 minuti li aspetto. Ma se dovevo aspettare 500 secondi, sarebbe finita male, diciamo. Vabbè, a dopo. Speedrun pure di fischio, vedete? Lasciamo perdere. Here we go. Tempo scaduto. Comunque questo troll è davvero geniale. Questo qua dei... Infatti se notate ci sono delle monete. Nah. Allora, sto livello, a parte il softlock che mi ha dato un po' fastidio, è geniale, lo devo ammettere. Grandissimo. Tipo giapponese random. Che non odio troppo, però odio comunque. Allora, potremmo conservarci un P-Switch per dopo. Un P-Switch da portare via, grazie. Prendiamo un po' di P-Speed. E YOLO, suppongo. No, là sotto dobbiamo andare. Che YOLO, YOLO. Oh no. Oh no. Non mi convince la cosa, Non mi convince affatto. Qua, là c'è qualcosa, me lo sento. Che qua cade il mondo. Me lo sento. Me la sono cercata proprio. Tengo premuto su qua. Esatto. Ok, ok, ok. Fermi tutti. Là c'è l'arrivo. Me lo sento. Siamo... Vedete i triangolini? Siamo vicini all'arrivo. Quindi o è là... Oppure siamo molto in alto e quindi l'arrivo non può essere là e rimarrò bloccato come un cretino. Ah, diamine. Decisioni, decisioni. Tornare indietro di certo non è una scelta. Io sento... Allora, questo tipo si è capito che sta giocando a scacchi in 4D, no? Quindi c'era... Però non in 5D, in 4D sì. Allora, c'era la roba del P-Switch... Che effettivamente tu pensavi che effettivamente... Cioè, vedevi le piante piranha e hai detto, vabbè, un troll. E invece era un contro-troll. Quindi se questo è un contro-troll, tecnicamente, tu pensi di dover andare sotto, perché pensi che ci sia l'arrivo, ma non è così. E quindi dobbiamo andare sopra. Let's go! Let's go! Let's go! E mo? Contro troll, di nuovo. Me lo sento. Beh, poteva andare peggio. Tra l'altro una cosa interessante da notare è che non c'è il rischio che ci sia un twice-twice. Che cos'è un twice-twice? È sostanzialmente una copia esatta di una parte del livello che ti fa credere di essere tornato indietro. Ma dato che ci sono due ambientazioni diverse, non ci possono essere twice-twice, quindi non devo andare a sinistra dopo. Devo andare per forza a destra. Teniamo premuto su, sperando che funzioni. Quindi, abbiamo detto, qua sopra, si spera, perché alla fine può essere un triplo troll o quello che è. E qua a destra, perché non voglio tornare indietro, assolutamente. Nice! 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 21 vite. Cacchio, appena ho letto troll ho detto... Mi, è finita di nuovo, cioè... È finita per la prima volta oggi.
E invece no, non è finita. Mi odio per questo, però devo ammettere che mi sono divertito parecchio. Complimenti, molto bello. Molto molto bello. Il softlock te lo potevi evitare, però tutto sommato molto bello. Tipi questo. Non ci vediamo mai più, però patti chiari, amicizia lunga e andiamo avanti. Attenzione, questo è un mio record personale, eh. Record personale, livello 2. What? No! 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 Che cos'è un midair? Allora, per chi non lo sa, su Mario Maker 1 c'era questa tecnica assurda che si chiama midair, che consiste nel fare due input velocissimi avanti e indietro con un guscio per fare un salto appunto a mezz'aria. Su Mario Maker 2 è stato rimosso, però ci sono delle tecniche simili, molto difficili, e almeno volevo provarci. Comunque, no, su Mario Maker 2 non c'è il midair, quindi ci deve essere qualcosa che non quadra qua, eh. Giuro, non lo capisco, non so, non si possono fare i midair su Mario Maker 2. Non ci arrivo là, non ci arrivo. Che diamine è sto livello? È oggettivamente impossibile. Ci sono commenti. Position yourself. Tu stai fermo. Vabbè, cerchiamo di capire sta roba. Allora, riappare. Posizionati sul guscio. Ah! Stupido gioco! Fammi vedere il cacchio di messaggio! Corri quando il timer dice 2. Dopo. Fallo cadere e gira. Ah, ho capito! Si risveglia l'amico! Si risveglia! Grazie, tipo anonimo a caso! Grazie, che in realtà non sei anonimo, però non si vede il nome. Però grazie, amico! Grazie! Grazie! Corri. Ok, non so se ce la faremo. Almeno durante questa partita. Però è già qualcosa. Forse possiamo superare almeno la prima parte. Ups. No, si è svegliato troppo presto. Sì, bisogna correre a due. Poco più vicino. Sì, devo tornare. Sì. Bisogna tornare indietro e dopo. Ok. Cioè, l'idea di base ce l'ho. Ma come? È una roba. Ok, 3, 2. Salta l'infame, lo devo fare cadere prima. Mi sa che ero più vicino, però non capisco sta cosa di tornare indietro. Non lo so, non mi suona logico. Abbiamo una vita, cioè, è ovvio che non ci riusciamo, però cerchiamo di renderlo un tentativo buono almeno. 5, 4, 3, 2. Peggio di prima, perfetto. Ok, non ho la benché minima intenzione di provarci, sembra una tecnica assurda. La lascio ai veri pro, cosa che io non sono, lo ammetto. Andiamo avanti, cioè ricominciamo, torniamo indietro sostanzialmente. Boot Jump 1.0, riusciamo a fare tre livelli oggi? Tre? Oddio, oddio, mi sa di no. Mi sa di no. Mi sa che ci fermeremo di nuovo al primo. Serve una bella rincorsa qua, eh. Ok, perché non si è attivato il P-Switch? Almeno vediamo che succede qua. Ok, poi salti, salti, va bene. Problema è. Avremo abbastanza tempo. 3. Riattivami lo Switch, ti prego. Attivami lo Switch, amico. Ma forse non devo aspettare che si attivi come un cretino. Devo andare e basta. Secondo me tutto è impostato per andare e basta. Andare e basta. Vai e basta, Dani. Vai e basta. Vai e basta. Quasi.
Perfetto. E uno, e due, e tre. Voilà. We got this. Ottimo per... È un indicatore, Dani. Non ci devi saltare sopra. È un indicatore. Sono un cretino. È un salto molto difficile, ok? Anche questo. Anche questo. Dani, a quest'ora avevo finito il livello 7 volte. Perfetto. Troppo? Cosa? Ok, non so come sono morto quella volta, però era successo. Ecco, di nuovo qua mi sono spaventato e non ho fatto un salto decente. Spicy. C'è la freccia, Dani. C'è la freccia. Devi andare avanti, Dani. Ok, perfetto. Vai avanti. Prendi la roba. Vai avanti. E perdi. Però possiamo vincere, possiamo vincere. Forza. Salta prima. Perfect. Non tanto perfetto. Buono. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Wow! Wow! Help! Che cos'è? Che cos'è? È un ascensore? GGWP. Bello, bello. Complimenti davvero. Cacchio, era... 15 secondi! Ma come 15 secondi? Faccio schifo a confronto. Vabbè, comunque... Vi giuro, credevo che... Appena ho visto... L'inizio di sto livello già ho detto, vabbè, la run è morta di nuovo. E invece, siamo ancora qua. In un modo o nell'altro ci arrampichiamo sugli specchi. Fox World 7 Safety Water. Quello che è. Basta che non sia un troll, a me va bene. Ah, ok. Sarebbe stato gradito saperlo prima. Cioè, in realtà lo potevo sapere prima, ero distratto. Ma vabbè. Andiamo avanti, andiamo in ricognizione. Vediamo un po'. Magari al prossimo giro. Ok, salta sugli scemotti. Perfetto, perfetto. Rientra in acqua. Ok, questo si può fare. Poi qua aspetta che l'acqua arriva fino in alto. Cioè, salta così, perfetto. Poi così, stai attento alla piattaforma. Come si sta attenti alla piattaforma? Ah, è così, è semplicissimo. Salta sull'amico. Passa sotto. Salta, perché qua ci perderò già, me lo sento. Ok, stai attento alle piattaforme. Di nuovo, anche sott'acqua. Vai sopra, passa sotto. Ok, questo è un po' più tosto, ma basta che stiamo di lato. Non lo prendiamo. Perfetto, buono. Buono, 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 buono. Stiamo attenti a questo. Saltiamo. E mi raccomando, subito di lato, qua, attaccati alla parete. Possiamo vincere. Possiamo vincere. Me lo sento. Concentrati, Dani. Concentrati. Ok, abbiamo a disposizione il primo salto. Cioè, in realtà forse non serve neanche. Possiamo stare fermi. Aspettiamo che l'acqua sale. Let's do this, boys. Stavo già fallendo. Ok. E uno, e due... E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Sono 8, mi piace come numero, bravo amico. Ok, stiamo attenti qua. Attentissimi qua. Ok, perfetto. Qua aspettiamo. Please. Oddio. Dovrebbe andare se faccio così, vero? Avrei perso comunque. Tac, 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 tac. Tec, tec, tec. Non mi importa delle monete, ho già abbastanza vita effettivamente. Mi raccomando, attenzione qua. Attenzione, perfetto. Aspettiamo che risale. Cerchiamo di non fare cavolate. Perfetto, subito qua si passa. Oh no, oh no, oh no. Non mi aspettavo di perdere là. Oh! Cosa? Come? Perché?
Perfetto, perfetto. Come faccio qua? Mi conviene aspettare un pattern migliore sopra il torcibruco. Rimango sopra il torcibruco e aspetto un pattern migliore. Ok, ok, ok. Cioè, si potrà fare probabilmente senza. Però... aspettiamo. Cacchio, pure il torcibruco che si muove così non è che ci aiuta. Ok. Ok, manca poco. Manca poco, perfetto. Credo che questo possa andare. No, mi sa che... Forse è meglio che non aspetto nessun pattern migliore perché non arriverà. Forse è meglio andare e basta, infatti bisogna andare subito. Ok, ci siamo signori, ci siamo. Possiamo vincere. Sopra, sotto, sopra, sotto. Perfetto, perfetto qua di lato come abbiamo studiato prima. Oddio, un pixel ed ero toccato. Perfetto. Oh! Ti avevo detto ricordati di stare di lato. Eravamo tanto così dal vincere. Abbiamo una vita. Una vita. Non posso ritirarmi adesso. Non posso. Ce la posso fare. Non così. Non così. Non così. Ok, abbiamo cose da fare. Cose importanti da fare. Molto importanti. Molto, molto importanti. Ok. Ottimo. What? Queste sono le mie mani. Questo è il mio corpo. Primo tentativo? What? Ho dimenticato di mettere il bello, effettivamente. Dunque, poi ci sarebbe... ci sarebbe questo, però... no. Lasciamo perdere. Facciamo finta che non esista quel livello. Questo piuttosto. Questo... deve essere fatto. Che poi tra l'altro si può pure fare così. Speed Struts. Un bel niente. Tieni. Ti stratturo io se non la smetti. Mannaggia a te, mannaggia. Ok, rieccoci qua. Sopra, sotto, sopra, sotto. Credo che questa sia la strategia migliore. Perfetto, ricordiamoci di rimanere qua a sinistra. E poi là a destra. Cacchio, se mi ricordavo questa semplicissima cosa, questa l'avevamo vinto alla seconda vita, mannaggia. Ah, a destra, perfetto. E qua ce l'arrivo, era così difficile. Mannaggia, mi bastava un'altra vita. Un'altra vita, il fatto è che l'ultima vita ti mette sempre ansia. Più che altro per quello, perché avrei vinto alla penultima vita. Perché l'ultima vita mette ansia. Ok, ci siamo. Molto bello, davvero, oggi cosa succede? Ho ricevuto un sacco di livelli bellissimi. L'unica spazzatura era il secondo, cioè il primo livello del giorno. Boh, meglio così, per carità. Sono più spronato per continuare questa serie. Se a voi piace, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, perché il vostro feedback è molto molto importante. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, per l'appunto. Noi ci vediamo alla prossima con Super Mario Maker 2, che sia la sfida infinita o il gioco in rete, che effettivamente non faccio un pochino da un bel po' il multiplayer competizione, quindi magari potrebbe scapparci un episodio fra qualche giorno, spero. E niente, bye bye!